buonasera a tutti voi, vediamo se... Ditemi subito, ora vi saluto, facciamo un inizio come al solito con i saluti. Elena Dalauro, ciao e grazie. Matteo Ishtar, ciao. Ad Anna Amelia Russo, ciao. A Luigi Antonio Micciche, che immagino mi scriva dalla Sicilia o che sia di origine siciliana, ciao caro, ciao. Oddio, siete già tantissimi, grazie. Ciao Michele De Boss, Gabriella Caffarelli, Salvo Less, Salvatore Orofino, Simona Cesare Scarpa da Bari, un abbraccio. Antonella, allora, come al solito, ciao a Danilo Aspetti e buona domenica a te. Come al solito iniziamo con i saluti in maniera da raggiungere i nostri numeri medi e poi da partire con gli argomenti di oggi. Salutiamo Pietro Leocata, salutiamo Patrizio Malvone, Silvana Bracco, Alfio Commendatore, Vincenzo Ruggiero e tanti altri che siete. Saluto Carla Rebustini, grazie. Saluto Mimmo Di Vico, ciao a Giovanni Cultraro, ciao ad Asia Santoro, grazie. Asia scrive: ho fatto le 4 di notte ieri per seguire in differita la diretta che hai fatto ieri su Giovanni Falcone, ne è valsa la pena. Grazie Asia, che è una nostra attivista campana molto molto presente, molto attiva e molto generosa. Saluto Anna Graziano, però forse è troppo alto questo telefono, allora proviamo a spostarlo un attimo, vediamo se funziona. Siamo un po' a Bruxelles, vero? Mi ero sistemato, diciamo, con una certa... Ok, forse così sto un po' più comodo. Spilletta del movimento, sempre al petto. Credo che sia il 75esimo giorno consecutivo, forse addirittura qualcosa di più. Siamo al 76esimo giorno consecutivo di diretta. Le abbiamo iniziate l'8 marzo, le abbiamo fatte tutti i giorni. Sono molto felice del rapporto che si è instaurato. Vedete, dobbiamo vedere, cercare di trovare le cose buone dei guai. Giuseppe Notaro, Gaetano Foggia, grazie. Antonio Pasciucco, grazie a tutti voi, a Matteo e a tutti gli altri. Crescere Sanitaria, immagino che non sia il tuo nome ma sia il nome di un negozio, di un'attività commerciale. Ciao Gabriella Santoro, Gabriella Polloni, Gianluca Barone, Francesca Di Cristina. Invito tutti voi a condividere questa diretta fin da adesso, non soltanto dopo, a metterla nei gruppi, a metterla nelle pagine, a fare video party. Perché? Perché credo che quello che ci diciamo qui, a volte sono cose che io studio, di cui vi parlo, a volte sono realtà stimolate dalle vostre domande, dalle vostre richieste, come è stato ieri per quel che riguarda l'arrivo di immigrati nel sud della Sicilia, nei comuni di Siculiana, di Porto Empedocle, e con tutti i problemi che ne stanno derivando. Ed è un problema, perché bisogna gestire, oggi più che mai che c'è l'emergenza coronavirus, bisogna gestire con molta attenzione la questione immigrazioni, la questione sbarchi. Saluto Rachele Piscopello, Nuvola Nuvolari, non rompo il telefono, lo giuro. Saluto Corradina Vindigni, Luciano Luciana Maria Rapisarda. Corradina Vindigni scrive: i tuoi amici sono venduti per i vaccini, è meglio che si danno una regolata, lo sanno che sono velenosi e dannosi. Cosa gli hanno promesso? Venduti. Non la penso come te, penso che ci siano vaccini molto utili che hanno salvato milioni di vite umane, che ci sono dei vaccini non indispensabili invece, che ci sono nei paesi più dove si ha più attenzione ai vaccini, c'è un percorso post-vaccinale importante per evitare conseguenze negative o per monitorare le conseguenze negative, e soprattutto che vanno resi obbligatori soltanto quei vaccini indispensabili. Non bisogna farne una crociata né in un senso né nell'altro. Io sono contro il tifo, sono contro l'idea che una cosa o è nera e cattiva e brutta o è bella, perfetta e meravigliosa. Non sopporto quelli che dicono: lo diciamo noi che siamo la scienza, vacciniamo tutti contro tutto. Non sono d'accordo, perché ci possono essere problemi. Allo stesso tempo dire: ah, il vaccino è il male, è sbagliato. Ricordiamocelo, ricordiamoci anche come fanno le cose altri paesi europei e non solo. Mentre sui vaccini l'Italia ha sempre avuto una posizione un po' così ondivaga, sull'emergenza coronavirus buona parte dell'Italia ha lavorato bene, ma non tutta. Ciao Germano Valente, poi parliamo anche di Roma. Non tutta, perché quello che è successo in Lombardia è un dramma di cui siamo vittime. Siamo vittime non soltanto i cittadini lombardi, tutti i cittadini italiani
ciao Giovanni Buccolieri, ciao Gianna Patrizzi, tutti i cittadini italiani sono vittime degli errori fatti da una dissennata gestione dell'emergenza coronavirus in Lombardia, e non soltanto dalla gestione dell'emergenza coronavirus, ma dalla dissennata gestione della sanità lombarda, che ha radici molto lontane nel tempo, come ci racconta anche Report. Abbiamo visto anche l'anteprima, abbiamo avuto una parte politica, il centrodestra, che ha sempre governato la Lombardia negli ultimi, credo, 30 anni, se ben ricordo, mi pare che risale alle primi anni 90 o fine anni 80, la prima presidenza della regione Lombardia di centrodestra. E questa gestione criminale, in alcuni casi, vedi Formigoni, della sanità ha portato a delle scelte suicide, ha portato per esempio alla scelta di tagliare addirittura delle volte anche credo del 30%, del 40% il budget alla sanità pubblica per foraggiare la sanità privata, o direttamente proprio con soldi pubblici o indirettamente, cioè premiando chi andava a farsi fare esami e altre diagnostica o interventi nelle strutture private convenzionate, che hanno arricchito le tasche di imprenditori e anche di politici e di funzionari pubblici. Formigoni è l'esempio perfetto di come non bisogna gestire la cosa pubblica, non soltanto la sanità, la cosa pubblica in generale, che si parli di appalti, che si parli di sanità, che si parli di strade, che si parli di qualunque cosa. Formigoni è l'esempio perfetto della mala gestione di una regione. Formigoni è il presidente della regione scelto, è stato il presidente della regione scelto, se ben ricordo, per 3 mandati consecutivi dal centrodestra, dalla Lega, da Forza Italia, da CL, da quel gruppo di potere che come dire, faceva capo al centrodestra lombardo di Berlusconi, Bossi, oggi Salvini, di Maroni, di questi personaggi qui. Saluto nel frattempo l'amico Peppe Giuseppe Sicurello. Chi ha sbagliato, giustamente chiede Giorgio Massetti, chi in Lombardia ha sbagliato? Pagherà i suoi errori o questa volta ancora avremo promozioni e premi? Dipende molto anche da noi, ragazzi. Ora parleremo delle cavolate dette ieri da Gallera, che farebbero impallidire qualunque bambino dell'asilo, perché qualunque bambino dell'asilo che dicesse quelle cazzate furiose verrebbe preso in giro dai suoi compagnetti di classe. E invece non l'ha dette un bambino dell'asilo, e non l'ha dette neanche un signore analfabeta in un bar, l'ha dette il responsabile dell'assessorato alla sanità, alla salute pubblica della regione Lombardia. Ci sono problemi di vento? Ci sono problemi di vento? Ditemi se si sente bene, è importante che si senta bene. Sono in una situazione un po' di fortuna, perché ultimamente faccio le dirette dalla terrazza. Giustamente Orsola Richiello dice facciamo giustizia per i defunti. Vero, ma non soltanto per i defunti. Quello che vi vorrei far capire è questo: se la regione Lombardia è stata gestita in maniera pessima dal punto di vista sanitario, e ci sono stati dei contagi, è la regione del mondo con più contagi, morti, problemi, ospedali pieni, la città di Bergamo con i morti portati, purtroppo, però è cronaca, la dobbiamo ricordare, portati via dall'esercito addirittura, perché non riuscivano a smaltire i cadaveri. C'è una storia anche orrenda dal punto di vista umano. Pensate ai parenti, pensate agli amici delle persone defunte, pensate a quelle persone che sono morte anche a causa di una dissennata gestione iniziale dell'emergenza. Pensate a quelli nelle RSA, residenze sanitarie per anziani, dove peraltro scoppiò al Pio Albergo Trivulzio Tangentopoli tantissimi anni fa, e oggi tornano i sospetti, tornano le scelte sbagliate. Ebbene, nella gestione criminale di questa regione, la Lombardia, regione gestione della sanità totalmente sbagliata, le conseguenze, amici cari, le paghiamo tutti. Silvana Morgillo, le paghiamo tutti. Caro Cadè, cara Fernanda Chezzi, caro Giuseppe Oliveri, le paghiamo tutti le conseguenze, perché il turismo italiano, l'industria italiana, il lavoro, i bar, i ristoranti, se non hanno potuto riaprire subito e se avranno delle conseguenze che vanno anche lunghe nel tempo, è anche a causa del fatto che in Lombardia, cioè in Italia, perché Lombardia fa parte dell'Italia, c'è stato l'epicentro di diffusione del coronavirus più potente e drammatico del mondo.
Se voi vedete le medie italiane del contagio e dei morti, sono piuttosto alte. Ma se andate a vedere la Basilicata, la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Puglia, la Sardegna, l'Umbria, ci sono medie piuttosto basse. Il vero dramma è stato la Lombardia e in parte un po' di Emilia-Romagna, che poi confina lì, di Veneto, in parte, però Zaia, io lo dico con molta onestà, Zaia è sempre leghista, esattamente come Fontana, ma se l'è gestita molto meglio quell'emergenza, perché l'altro focolaio che c'era lì è stato gestito in maniera più seria. Io non ho nessun problema a dire che un governatore, come si dice, presidente della regione, leghista, Zaia, ha saputo fare meglio di Fontana, ma questo non significa che la Lega non abbia responsabilità enormi per i danni che ha fatto Fontana, perché quei danni dal punto di vista sanitario, umano, personale, affettivo, li hanno pagati i poveri cittadini della Lombardia, in particolare di alcune zone come quella di Bergamo, che hanno pagato un prezzo altissimo e inaccettabile per quello che è successo. Ma allo stesso tempo tutti noi italiani siamo vittima di quelle scelte, perché se non si fossero fatte quelle scelte incoscienti, iniziali soprattutto, e poi anche in secondo tempo, e su questo, come ho detto più volte, hanno delle responsabilità anche i sindaci di Milano e di Bergamo, che hanno insistito col dire non fermiamo nulla, ha responsabilità Confindustria, che ha fatto pressioni affinché non si interrompessero le produzioni, affinché si minimizzasse la cosa. Sono errori che sono stati commessi da tanti italiani. Io ricordo l'amico Andrea Scanzi che fece quel video dicendo ma questo è un virus, è un raffreddore, chi se ne frega, con la differenza, non da poco, che Scanzi ha detto scusate, ho detto una enorme quantità di cazzate, sono stato un idiota, chiedo scusa. E la seconda differenza importante è che Scanzi non gestisce una regione, non fa il politico, quando invece sono stati addirittura dei virologi, quindi dei medici responsabili, o dei governatori, dei presidenti di regione, a dire, dei sindaci, a dire Milano non si ferma, uscite e fate. Voi capite la gravità di quell'errore, perché si è gestita un'emergenza che si poteva contenere all'inizio in maniera totalmente folle, totalmente sbagliata, e si è raccontata la verità, si è tolto il velo ipocrita sulla sanità nella Lombardia, perché non è vero che la sanità in Lombardia è un'eccellenza. La sanità in Lombardia è un'eccellenza per chi ha i soldi, perché hanno creato un sistema che ha premiato la sanità privata e ha impoverito la sanità pubblica. Decine di migliaia di posti letto in meno, una elevata percentuale di denaro passato dal pubblico al privato. E chi se lo può permettere il privato, la sanità privata? I ricchi. Giorgetti, che è uno dei personaggi più importanti della Lega, disse la famosa frase ma ancora ci abbiamo tutti questi medici di base, ma chi ci va più dai medici di base, dimostrando un grande disprezzo per le persone che hanno meno denaro, che hanno meno possibilità di curarsi, cosa che va contro la Costituzione, perché nella nostra Costituzione c'è scritto secco per secco che lo Stato deve garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini, i disoccupati, le persone in difficoltà e i ricchi e i miliardari, che se vogliono devono poter andare in un ospedale pubblico ed essere curati gratuitamente, ok? Ma non il contrario. I ricchi possono andare nell'ospedale pubblico ed essere curati gratis, certo, ma i poveri non possono essere costretti a pagare, soprattutto perché in alcuni casi non hanno la possibilità di permettersi la grande clinica privata pagata con soldi pubblici, perché poi questo è il dramma. La grande clinica privata che ti chiede rette incredibili o che per una visita ti arriva a chiedere 500-600 euro, e parlo anche per esperienza personale e familiare, perché una volta ho chiesto un parere a una grande clinica lombarda molto importante, molto in vista, che ha anche ricevuto tanti contributi pubblici, e la visita costava 600 euro, una visita, non sto parlando né di ricovero né di intervento, sto parlando di una visita. Ok, chi ha creato questo sistema è il centrodestra in Lombardia. Voi dite, ma perché Dino Giarrusso oggi sta insistendo su una cosa che bene o male abbiamo sviscerato? Perché dobbiamo ricordare all'Italia la verità. Perché qualche giorno fa il nostro Riccardo Ricciardi ha avuto l'intelligenza e la correttezza in Parlamento di tirare fuori una verità. Perché in questi mesi, e noi stiamo anche un po' sclerando dopo 2 mesi e mezzo di
lockdown, di stare chiusi in casa, di quarantena, di emergenza coronavirus, con i negozi che chiudono, con i bar che sono stati chiusi, con i parrucchieri, con le palestre, con tutte le attività chiuse, noi abbiamo avuto i giornali, le TV che parlavano dell'eccellenza del modello sanitario lombardo e hanno continuato a raccontare questa bugia penosa per mesi, finché l'altro giorno Riccardo Ricciardi, e io lo ringrazio perché io non sono parlamentare italiano, lo avrei fatto volentieri io se fossi stato parlamentare italiano, ma sono parlamentare europeo e quindi mi occupo di altre cose, ma abbiamo avuto un Ricciardi che ha avuto la grande capacità di riassumere benissimo la verità, dicendo: ragazzi, ma ancora qui mi parlate di eccellenza del sistema lombardo, dovete fare l'ospedale da 600 posti, avete buttato 25 milioni di euro e si è rivelato da 20 posti, e dovevate stare attenti a evitare il contagio in alcune zone e non lo avete fatto, e nell'RSA c'è stato un contagio, e la zona con più morti al mondo, e la zona con più contagi al mondo, e ancora mi parlate di sanità, di eccellenza della sanità lombarda. La verità è che l'eccellenza è nel privato, è solo per chi è ricco, e invece la persona, il cittadino, il diritto alla salute in Lombardia è stato drammaticamente fregato dalla classe dirigente lombarda al cittadino. Ma questo problema nel caso del coronavirus non ha riguardato soltanto i lombardi, ha riguardato tutti noi, perché si è sparsa nel mondo, e ve lo ricordo, l'immagine dell'Italia come paese untore, ve lo ricordo. Ricordate? Andateglielo a dire alle persone che lavorano nel turismo, che oggi hanno avuto lo zero delle prenotazioni, un calo drammatico delle prenotazioni. Andateglielo a dire a chi ha un albergo, a chi ha un ristorante, a tutte le persone che hanno investito magari per avere un bed and breakfast o una casa vacanze. Andategli a dire che la Lombardia è stato un esempio. Se non avessimo avuto quel focolaio così violento in Lombardia, l'Italia avrebbe... Perché per il resto l'Italia ha retto, no? Ha avuto fatica come tutti gli altri paesi al mondo, ha fatto fatica, ma ha retto molto meglio di altri paesi. Tutta la nostra media è alzata dalla Lombardia, signori, e questo poi si va a riflettere sulle persone che dovevano andare, sui turisti che hanno smesso di prendere gli aerei per l'Italia, che hanno smesso di fare e hanno, come si dice, smentito le loro prenotazioni in Sicilia, in Puglia, in Campania, in Toscana, nelle città d'arte, a Roma. Conosco persone che avevano investito per un bed and breakfast, hanno speso dei soldi, pagano un mutuo perché dovevano rientrare quest'estate con le prenotazioni che avevano. Tutte disdette. E perché sono state disdette? Perché la media italiana dei contagi è stata un boom. E dove è stata poi, se andiamo a vedere, questo boom? In Sardegna? No. In Sicilia? No. In Basilicata? No. A Roma? No, perché Virginia Raggi ha le palle e ha saputo gestire molto bene l'emergenza coronavirus. Quell'emergenza è stata in Lombardia, in questa regione, e siccome siamo il paese col peggior sistema mediatico al mondo, il peggiore del mondo, diciamo, della democrazia, ecco, togliamo le dittature e i paesi particolarmente arretrati, diciamo, nelle democrazie la nostra libertà di stampa è sempre in coda alla classifica, purtroppo, che fa anche Reporter Senza Frontiere, siamo in coda, siamo al 70° posto, siamo vicino alla Tanzania, alla Micronesia, questi stati qua. Ecco, noi che siamo un paese con grandi problemi di libertà di stampa, non solo tutti sono stati zitti e hanno fatto pippa sulle colpe drammatiche della Lombardia, non solo, ma addirittura hanno esaltato il modello Lombardia, hanno avuto il coraggio, l'ardire, sono stati così svergognati da dire: no, però la Lombardia, il modello sanitario Lombardia. E sapete perché? Perché attorno a quel modello girano, come si dice a Palermo, i piccioli, i sghei, come volete dire, i soldi, perché poi al giornalista buono gli si dà una mano, gli si fa avere, no, una vacanza, gli si dà un aiutino, lo si tratta bene, il potere che perpetua se stesso elargendo prebende, proprio quello contro il quale secondo me bisogna fare politica da parte di chi ha un ruolo istituzionale e vita quotidiana, vita sociale da parte di tutti i cittadini democratici. Noi dobbiamo avere l'intelligenza di diffondere la verità sulla Lombardia. E ieri, lo possiamo dire molto serenamente, il signor Gallera, l'assessore imbarazzante che si autoesaltava e diceva: io, se serve, sono anche pronto a candidarmi sindaco di Milano.
povera Milano, dico io, povera Milano, una città importante che ha fatto la storia di questo paese con la sua crescita industriale, che ha un Duomo molto bello, che ha delle imprese fiorenti, povera Milano se avrai un sindaco del genere. Perché ieri il signor Gallera ha raccontato a tutta l'Italia il suo livello di ignoranza abissale, perché ha fatto una cosa che mi metto le mani nei capelli a solo pensarci. Va in conferenza stampa e dice: l'indice adesso, l'indice RT, insomma, quindi l'indice, diciamo, per semplificare, di contagiosità è allo 0,5%, 0,51%. Quindi io, per essere contagiato, devo avere accanto due persone malate, due persone positive. Se ho due malati vicino, mi contagio. Quando invece l'indice era a 1, bastava uno vicino per contagiarmi. Quindi, secondo questa teoria folle, se l'indice era a 0, se l'indice era a 2, cosa bastava? Mezzo. Bastava il braccio di uno. Passava. Se invece l'indice è a 0,1, ce ne vogliono 10. 10 tutti, un'orgia. Cosa bisogna fare? Una gangbang? Cosa bisogna fare per essere qua? Se l'indice è a 0,05, ci vogliono 20 persone. Che fate? Una partita di catch, un wrestling tutti insieme per essere contagiato? Ma vi rendete conto in che mani siamo? Quello lì è l'assessore alla salute, alla sanità della Lombardia, della più popolosa regione, più ricca regione italiana. 10 milioni di abitanti, sono in mano la salute di 10 milioni di abitanti, è in mano a uno che dimostra una tale cialtroneria. E poi, come se non bastasse questo genio, perché poi comunque ha del genio questo signore, fa un secondo video dove legge, perché c'è un gobbo con ogni evidenza e lui legge, vedete, io non leggo, chiacchiero, ogni tanto guardo i vostri messaggi. Ruggero Albanese, fatelo dire da un architetto, il Duomo di Milano è imbarazzante. Poi ogni tanto saluto Ruggero Albanese, che è un architetto catanese. Dicevo, Gallera, non contento della minchiata proprio sonora come un missile atomico che aveva sparato, dicendo che se l'indice è 0,5, per essere contagiato devo avere due malati vicino. Proprio una roba che neanche, ma neanche cazzo, cioè in un racconto di fan, in un film di Verdone, non lo so dove ci può essere una cazzata così, un film con Christian De Sica di Natale. Non riesco a immaginare chi potesse neanche pensare di dire una coglionata così. Lui l'ha detta, serio, ed è l'assessore alla salute di 10 milioni di abitanti, che sono gli abitanti, i cittadini della regione Lombardia. Perché vi ricordo che da quando si è stata fatta la scelta disgraziata, che io ricordo ancora dobbiamo cambiare, di dare la salute alle regioni, scelta infausta, infelice, sbagliata, disgraziata, da quando è stata fatta quella cosa lì, attenzione, la Lombardia e tutte le regioni, per quel che riguarda la sanità, sono gestite fondamentalmente dal loro assessore. Ecco, questo signore che ha la responsabilità di 10 milioni di cittadini italiani lombardi, della loro salute, della loro attenzione alla cura, alla salute personale. Bene, questo signore, dopo aver detto questa minchiata atomica, fa un video per riparare, perché per la prima volta nella storia quelle parole che aveva detto Ricciardi vengono confermate dopo due giorni dall'incapacità, l'incompetenza, la vergogna, l'imbarazzo, l'imbarazzante idiozia che ha detto Gallera, va bene? Per la prima volta nella storia i giornalisti italiani dicono no, Gallera, oh. E allora gli dobbiamo dare ragione a Ricciardi. Persino i giornalisti italiani dicono: no, Gallera, se dici una cazzata così, scusaci, però a questo punto veramente sei imbarazzante, ti devi vergognare. Tutti i giorni, incredibilmente, perché prima avevano detto attacco del Movimento 5 Stelle alla Lombardia. Ma quando mai? Ricciardi mica ha attaccato la Lombardia o i cittadini lombardi, ha attaccato la gestione criminale, la gestione schifosa della sanità che c'è stata in Lombardia. Gestione criminale. Non è che è una parola che io dico criminale. Quando il presidente della regione viene condannato in forma definitiva perché c'erano i soldi della sanità che andavano dove non dovevano andare, si chiama crimine. Quindi quel signore Formigoni si chiama criminale. Lo fanno scrivere sui giornali, pontifica su libri, ma per me è un criminale. E criminale resta. Non è che siccome i giornali lo trattano bene diventa un bravo ragazzo. È un criminale secondo la lingua italiana, perché la lingua italiana dice che chi ha commesso dei crimini è un criminale. E l'ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni è un criminale per la legge italiana, è chiaro? Ebbene, per la prima volta, dopo che Gallera ha detto questa minchiata, pure i giornali più venduti o più vicini alla Lega o comunque più lontani dal Movimento 5 Stelle, che avevano attaccato Ricciardi per aver detto, Ricciardi, poraccio, la verità
e lo saluto e lo ringrazio ancora una volta per il suo intervento. Ieri dicono: no, vabbè, Gallera, stavolta l'hai detta proprio grossa. Cioè, che cazzo, ma si può dire una cosa del genere? Perché questo, sapete, su Twitter, dove loro parlano sempre male le 5 Stelle, su degli ambienti dove, di giornalisti un po' vicini al potere, cioè tutti, quasi tutti, che parlano sempre male dei 5 Stelle, ieri su Gallera dicevano: eh no, ragazzi, Gallera ha toppato, c'aveva ragione Ricciardi, dicevano tutti, no. Che cosa succede? Che Gallera, per riparare, ed è imbarazzante, Gallera per riparare fa un altro video dove c'ha un gobbo e legge palesemente e dice: io ho detto la verità, l'RT indica questo, l'R0 indica quest'altra cosa, io ho detto la verità ma mi sono spiegato male. E nel leggere questa cosa si capisce perfettamente che lui non ha capito nulla, non ha capito assolutamente nulla di come funzionano gli indici di contagio, che la coglionata che aveva detto l'altra volta dicendo: se l'indice è 0,5, per essere contagiato ho bisogno di due vicini, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Esattamente il contrario. Cosa indicano quegli indici? Indicano il tasso di crescita della malattia. Significa che se l'indice è 1, per ognuno malato c'è un tasso di crescita di un altro malato. Se l'indice è 10, significa che purtroppo per ognuno malato molto velocemente altri 10 vengono contagiati. Se l'indice è 0,5, significa che per ogni due malati c'è un altro malato. Ma non che per essere contagiato devo avere due vicini. Ma vi rendete conto della differenza? È come se si dice, non lo so, il tasso di mortalità di un paese è, non lo so, 1000 ogni milione di abitanti, faccio per dire, no? Cioè vuol dire che per... quindi uno per ogni 1000 vuol dire che io per morire devo avere attorno 1000 persone. È come se uno dice, si fa il conto del tasso di mortalità, dice: questo significa che io per morire ci devo avere attorno 1000 persone, allora uno di noi 1000 muore in quel... ma c'è una cosa da pazzi, da proprio da bambini, da uno che non capisce proprio un sistema elementare di calcolo statistico. Eppure questo signore è stato difeso per mesi, per settimane, dicendo che il sistema Lombardia, la ricchezza del sistema Lombardia, l'eccellenza della sanità lombarda, minchiate con le quali si imbrogliano i cittadini. Vedete la cosa importante di questa vicenda qual è? Che il re è nudo, ancora una volta si spiega, ancora una volta agli italiani come sono stati truffati dal sistema dell'informazione. Non soltanto in questo caso, questo è un caso evidente, tutti ci stiamo accorgendo di chi è di chi sono, di qual è la classe dirigente della Lega. Perché il problema, ragazzi, lo sapete qual è? Io vi ho fatto l'esempio di Sala, che ha detto: Milano non si ferma, andate in giro. E purtroppo, certamente non lo ha fatto apposta, perché non è che è un criminale, però ha sbagliato, ha una responsabilità politica, non certo penale. Ma Sala c'ha una responsabilità politica grande, come ce l'ha Gori, perché hanno detto, no, hanno minimizzato sindaci, quindi uno si fida del sindaco, del primo cittadino, e questo loro minimizzare purtroppo ha fatto crescere il contagio. Invece Fontana e Gallera hanno la responsabilità del governo della regione, quindi della sanità, e quindi hanno commesso errori ancora più gravi. Però ragionate un attimo su questa cosa. Immaginiamo che anziché Gallera questa cosa l'avesse detta, non lo so, Danilo Toninelli, l'avesse detta Vito Crimi, l'avesse detta Luigi Di Maio, l'avessi detta io, l'avesse detta uno di noi, Alessandro Di Battisti, quello che volete voi, uno di noi, se l'avesse detta un grillino. Immaginate che la cosa di dire Milano non si ferma l'avesse detta a Roma Virginia Raggi, e poi Roma era la città più contagiata d'Italia. Immaginate cosa sarebbe successo. I giornalisti ci venivano a sparare sotto casa, ci davano fuoco alle macchine, avrebbero scritto ore e ore, fiumi di inchiostro, parlando della nostra incompetenza, oh, l'incompetenza della classe dirigente dei 5 Stelle. Cari signori, il re è nudo. Gallera ha messo a nudo la verità. L'incompetenza di alcuni dirigenti politici italiani è 100.000 volte più alta della supposta incompetenza con la quale avete, scusate la parolaccia, sfrantecato la Wallera per anni dicendo che i 5 Stelle sono incompetenti. Io ancora oggi mi accorgo, ogni tanto mi capita di intervenire su una pagina Facebook di qualcuno, diciamo, non grillino, ogni tanto anche su Twitter, anche se lo uso pochissimo, no? C'è una battuta, c'è una cosa, magari scrivo una battuta, scrivo un'immagine, c'ho sotto in automatico 5-10 commenti di troll che scrivono: ah, ma perché tu sai leggere? Ah, ma perché tu sai parlare italiano? Questo, il livello è questo, senza sapere, diciamo, che il mio curriculum, che peraltro è pubblico, insomma, ho fatto delle cose importanti nella vita, ho insegnato all'università, ma non fossi io, sono l'ultimo degli stronzi.
buona parte della classe dirigente del Movimento 5 Stelle è eccellente. Pensate a una persona come Pierpaolo Sileri, un bravissimo chirurgo, ma ce ne sono tantissimi. Purtroppo qualcuno ci ha anche lasciato, il che, come sapete, mi ha addolorato, ma insomma... Perché si... Patuanelli, pensate a un ministro molto bravo come Patuanelli, pensate a una persona come Danilo Toninelli, che tutti prendono in giro magari perché si è espresso male in alcuni casi, non è un uomo che buca lo schermo, ma a me non mi interessa di un politico che buchi lo schermo, a me di uno come Danilo Toninelli mi interessa che quando c'è stato lui al ministro delle infrastrutture non si rubava più, e che quando si doveva rifare il ponte di Genova, il ponte si è rifatto in un annetto senza problemi, senza furti e con molta attenzione alla qualità. Quelli che c'erano prima hanno permesso che il ponte crollasse, e Danilo Toninelli ha permesso che il ponte si rifacesse nei tempi e nei modi giusti. Questo è il Movimento 5 Stelle. E invece vi hanno raccontato, e lo hanno scritto sui giornali, e lo hanno scritto, e l'hanno detto in televisione, e i sorrisini del presentatore di turno, della panella di turno, come se fossimo un branco di imbecilli. Anzi, vi dico la verità, a me spesso, quando magari mi invitavano a un convegno o in televisione, qualcuno diceva: no vabbè, ma tu sei uno dei pochi dei 5 Stelle che... ma dicevo, ma non... che dei 5 Stelle che comunque ha studiato, ma non sono affatto uno dei pochi, ma è falso questo. Anzi, il Movimento 5 Stelle ha la media di persone laureate molto più alte di altri partiti. Altri leader di partito, come Zingaretti e come Salvini, non sono laureati. Di Zingaretti non so manco bene se è diplomato, non si è mai scoperta questa cosa, se è odontotecnico o meno, dove si è diplomato, dove si sarebbe diplomato, qua non si sa. Però di Zingaretti non glielo si chiede, mentre su Di Maio hanno rotto le palle per anni dicendo che non si era laureato, si era iscritto a ingegneria e a giurisprudenza, però non si era laureato. Ma insomma, Craxi non era laureato, Beltroni è stato diplomato al cosiddetto Cine TV, in un istituto professionale qui di Roma, D'Alema non è laureato, Zingaretti non si sa manco se è diplomato, La Fedeli non era manco diplomata. Insomma, un politico non deve per forza avere un titolo di studio, un politico deve essere onesto e deve essere capace. Queste sono le uniche due cose che io chiedo a un politico, e Gallera ha dimostrato quantomeno di non essere capace, perché una persona che gestisce così male un'emergenza così grave e che non riesce neanche a comprendere... Avrà uno staff sto signore, ci avrà qualche tecnico, un collaboratore che gli dice: guarda, R0, RT significa così, se il tasso è 0,50 significa questo. Non ce l'ha, non sono capaci di nulla, non sono capaci neanche di capire cosa sta succedendo. Quelli sono gli incompetenti, non noi, quelli sono gli incompetenti. E vi hanno sempre truffato, cari amici, cari cittadini, perché vi hanno raccontato che bisogna votare non per i 5 Stelle perché dobbiamo premiare la competenza. Ma chi ve l'ha data la patente di competenti? A Gallera la patente di competente, come si dice a Catania, cuminchia ciaresi. Chi gliel'avrebbe data questa patente di competente? Chi? Chi? A quelli di Fratelli d'Italia arrestati in Calabria per indagini sull''Ndrangheta? Chi gliel'ha data la patente di competenti? Un politico disonesto non può essere competente, non ve lo ricordate? Perché l'interesse, questo per i tagliatori, perché vedo che ci sono questi bravissimi tagliatori che poi mettono i miei pezzettini su vari social. Ragioniamo un attimo. Un politico disonesto ha come interesse primario se stesso, i propri soldi, il proprio potere, tornare ad essere eletto, e non gliene frega niente dei cittadini. Quindi è incompetente per antonomasia, è incompetente a monte, perché non ha interesse a migliorare la vita dei cittadini. Un politico onesto può pure essere incompetente, perché non tutti gli onesti sono bravi a fare i politici, sia chiaro, ma perlomeno può provarci. Un disonesto non sarà mai competente, perché competente non significa saper fare le cose, significa fare bene le cose, che è molto diverso da saperle fare. Io non lo so se Formigoni era competente o meno. So che, essendo disonesto, e questo è stato certificato da sentenze definitive, era certamente incompetente a fare il politico, perché il politico disonesto penserà sempre al suo interesse e non all'interesse dei cittadini. Allora, perché bisogna scegliere e premiare gli onesti? Perché gli onesti possono imparare. Il disonesto, sia anche il più bravo del mondo, il più competente del mondo, il più grande manager, se pensa a mettersi i soldi nel portafoglio o a gestire il potere per fare assumere la propria amante, come mi sembra che sia capitato peraltro proprio in alcune regioni del nord, ecco, quel politico lì vi fregherà sempre e sarà sempre incompetente, perché farà delle scelte che non aiuteranno i cittadini. Il politico competente deve pensare a fare il bene dei cittadini. Ricordo che anche Maroni è stato, se ben ricordo, condannato
l'ex presidente della regione Lombardia, anche lui leghista, nonché membro del governo che ha voluto il MES e che ha firmato in Europa il MES, che per mesi vi hanno detto che lo aveva firmato Conte, lo doveva firmare ogni 2-3 giorni, firmava sto MES Conte, e invece purtroppo lo ha firmato il governo Berlusconi, di cui Maroni era presidente. Ebbene, quando poi Maroni era ministro, quando poi Maroni passò a fare il presidente della regione Lombardia, ci fu una strana promozione di una sua amica, rispetto alla quale, a che io ne sappia, è stato condannato. Non so se in forma definitiva o se c'è un appello a questa condanna. Eppure, lo avete letto questo sui giornali? Pensate se fosse condannato, non lo so. L'Appendino perché ha nominato un suo amante. E beh, sarebbe scannata viva, no? Ma giustamente Chiara Appendino non ha questo problema perché è una persona integerrima. Pensate cosa sarebbe successo, ripeto, a Virginia Raggi, a chiunque di noi avesse detto quelle cazzate, fatto quelle cazzate o addirittura si fosse macchiato di condotte inaccettabili come quella di usare la cosa pubblica come cosa privata. Perché questa è... vedete, Enrico Berlinguer, che è stato un leader della sinistra di tanti anni fa, che era molto rispettato anche a destra, perché lui era di sinistra, del Partito Comunista, però era molto stimato anche dai suoi avversari della destra o del centro, perché lo ritenevano una persona, un politico di alto livello. Berlinguer fu uno dei primi a dire in maniera molto chiara: il problema dell'Italia è la questione morale, cioè i partiti lavorano per fare cose buone per i cittadini o lavorano per mantenere il proprio potere e per prendersi dei soldini in maniera scorretta, perché lui si accorgeva che qualcuno si arricchiva in maniera incredibile tra i suoi colleghi parlamentari. No, Berlinguer fu il primo a parlare quindi di questione morale, o perlomeno, se non il primo a parlarne, il primo a metterla al centro della politica italiana. C'è una bellissima intervista che ancora credo fosse una Tribuna Politica, che ancora potete vedere, dove lui dice: la questione morale è la questione centrale del rapporto fra i partiti e la vita pubblica italiana. Ebbene, quando il Movimento 5 Stelle nasce, nasce proprio perché a 30 anni di distanza quasi da quell'intervista di Berlinguer, purtroppo quella questione morale non era risolta, era rimasta irrisolta, e tuttora, nonostante il grandissimo lavoro, anche da un punto di vista simbolico, che ha fatto il Movimento 5 Stelle, è ancora irrisolta. Perché ancora oggi ci arrivano le richieste d'arresto, perché ancora oggi un membro della commissione antimafia, pensate, di Forza Italia, riceve una richiesta di arresto. Il parlamentare Gigino Apurpetta, cosiddetto, il parlamentare Luigi Cesaro, sempre di Forza Italia, riceve una richiesta di arresto. E poi ce n'è uno in Sicilia. E poi Musumeci in Sicilia nomina un responsabile commissario per l'emergenza coronavirus, che al telefono praticamente tratta la sanità come se fosse cosa sua. Ma ragazzi, vi rendete conto di chi ci ha governato finora e di quanto è lunga la strada verso la pulizia delle istituzioni? È una strada lunga e faticosa. L'altro giorno mi ha telefonato un amico, un attivista catanese, che è stato anche candidato qualche anno fa a delle elezioni, mi pare alle regionali, che mi disse: guarda, è uno un po' deluso da alcune dinamiche del movimento. Lui mi ha detto: guarda, io ho visto che dovevamo aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Effettivamente, dice, io non avevo mai fatto politica. Poi ho conosciuto il Movimento 5 Stelle e ho detto: forse c'è una chance di rinascita per l'Italia, mi ha detto. E quindi mi sono messo a fare politica. Ora ti dico, una parte dei risultati li abbiamo raggiunti, perché effettivamente la modifica culturale che c'è stata grazie al Movimento 5 Stelle è enorme. Non solo in senso di pulizia, di trasparenza, di questione morale, ma anche semplice fatto del reddito di cittadinanza, cioè aiutare chi è rimasto indietro, pensare a dare una mano ai disoccupati, a chi è più fragile. Questo è un cambio culturale importante. Però lui mi diceva: bisogna fare di più, perché era contrariato per alcune nomine, no? Gli ho detto: certo, bisogna fare di più, è chiaro, è vero. Anche in Europa lottiamo come cavalli, ma non sempre riusciamo. Io mi sento quasi tutti i giorni con Fabio Massimo Castaldo, il nostro vicepresidente del Parlamento Europeo, e con altri dei miei colleghi, con Sabrina Pignedoli, che sta cercando di promuovere delle regole antimafia anche in altri paesi europei, con Mario Furore, con Chiara Gemma, con Daniela Rondinelli, con tanti dei nostri di questo gruppetto di parlamentari europei. Siamo 14 su 700, eravamo 750, adesso siamo un po' meno perché c'è stata la Brexit. Insomma, fatichiamo, però è un bel percorso che abbiamo iniziato, no? Allo stesso modo il governo che
con quella legge maledetta, deve essere per forza un governo di coalizione, segna dei punti a favore e poi segna anche dei problemi, perché io i problemi li vedo. Però vi invito a pensare a quanto abbiamo fatto anche da un punto di vista culturale per cambiare l'Italia. Allora non dobbiamo mollare, perché il rischio, ragazzi, è molto semplice. Il rischio di un crollo del Movimento 5 Stelle, di un'implosione, di liti interne che ci portano a diventare un partitino, o un partito che già non mi piace, peggio ancora un partitino. Il rischio lo sapete qual è? Che se già oggi la stampa è tutta avversa, la leggenda è che siamo incompetenti, eccetera, se il movimento diciamo arretrasse troppo, si direbbe sui giornali, in televisione, si direbbe: vedete, chi vuole moralizzare l'Italia è un utopista che non ha futuro, è durato poco. E questo è un rischio che non ci possiamo permettere. Per questo chiedo a tutti voi di stringere i denti, e se magari avete un'amarezza, un problema, non me lo fate pesare troppo. Continuiamo a essere attivisti, continuiamo a parlare con gli amici, con i vicini di casa, a ricordare le tante cose buone, non a concentrarci sulle cose negative che vanno sistemate, ma a ricordare le tante cose buone fatte, perché vi assicuro che un arretramento troppo forte del Movimento 5 Stelle comporterebbe conseguenze nefaste per l'Italia. L'Italia diventerebbe tutta l'Italia dei Gallera, di quelli che arrogantemente dicono: io sono bravissimo, mi candido a sindaco di Milano, e poi non sanno neanche come funzionano i criteri di contagiosità ed è assessore alla sanità di 10 milioni di persone. Noi rischiamo di rimettere l'Italia in mano ai berlusconiani, a persone come Prodi, che ha sbagliato politicamente tutta la politica europea, a persone come Berlusconi, che ci ha reso lo zimbello di questo paese, a persone come Renzi, che ha fallito su tutta la linea, a persone come Monti, un tecnico alla Draghi, sarebbe una copia di Monti. Voi vi ricordate cosa è successo con Monti? Lo spread a oltre 500, la legge Fornero che ha penalizzato centinaia di migliaia, se non milioni, di pensionati italiani, milioni di lavoratori, gli esodati, cioè gente che ha governato malissimo, che parla di incompetenza additando altri, ma i sindaci di Roma che hanno fatto 15 miliardi di euro, se voi dite che Virginia Raggi è incompetente, ma i sindaci che hanno fatto un buco, un deficit, un debito da 15 miliardi di euro solo a Roma, se Virginia è incompetente, questi cos'erano? Proprio mentecatti, come li vogliamo definire? Inetti, inabilitati, come cazzo li vogliamo definire quelli che hanno fatto 15 miliardi di buco a Roma, se dite che Virginia Raggi è incompetente, che è la prima che mette il segno più nel bilancio, che sta piano piano risanando il debito, piano piano, perché è difficilissimo, me ne rendo conto, ma lei lo sta risanando. Quelli che l'hanno fatto arrivare a 15 miliardi cosa sono? Musumeci che cos'è? Crocetta che cos'era? Se dite che siamo incompetenti noi, quelli che hanno disintegrato la Sicilia, che in Sardegna Solinas prima è stato eletto, c'è stato mesi per fare una giunta e per rendere la Sardegna immobile, perché non fa nulla quel presidente della regione Sardegna, o la Santelli in Calabria che ha detto che se c'è il sole ci abbiamo la febbre a 38 tutti quanti, perché questa è la gente, la classe dirigente che si autonomina competente perché c'ha i giornali che li spingono, le televisioni che li spingono, è gente che dice che se c'è il sole ci abbiamo la febbre, abbiamo la temperatura alta. A questo siamo. Pensate se l'avessi detta io una minchiata di questa portata. Il giorno dopo il titolo di Repubblica era: Dino Giarrusso spara una cazzata. Chiaro, siccome l'ha detto la Santelli, zitti, ok? Cioè, capito? Questo è il problema contro cui noi ancora oggi dobbiamo lottare, stringere i denti e lottare, ok? Adesso ci prendiamo un po' di tempo per rispondere alle vostre domande, ma prima vi volevo dire un paio di cose importanti. Allora, c'è una battaglia ecologica che è stata vinta da un gruppo di amici che stanno a Centuripe, a Paternò, a Biancavilla, nella zona dove volevano fare una discarica. Già in quella zona ce n'è un'altra, della Oikos. La Oikos è un'azienda molto potente, molto ricca, che ha dato lavoro a figli di politici locali, figli, nipoti, cognati, congiunti di politici locali, contro la quale un comitato si è battuto con grande valore, e questi sono i cittadini che a cui dobbiamo fare un sincero applauso, dire un sincero grazie, perché loro, io saluto Salvo Stancanelli, Benedetto Bruno, Piero Cannistraci, Roberto Cosentino, tutti amici che stanno in quelle zone lì, soprattutto il paese più colpito sarebbe stato Centuripe, ma tutta quella zona lì, perché? Perché loro hanno lottato, e tanti altri, ho salutato alcuni, ma ce ne sono tantissimi altri, anche che non sono grillini, che sono di un altro meetup, non vi offendete, vi ringrazio.
ringrazio e vi abbraccio tutti. Sono io, portavoce, politico, rappresentante, che dico grazie a dei cittadini perché hanno fatto una lotta encomiabile. Io mi ero occupato alle Iene delle scorrettezze fatte da quella discarica, di alcuni dubbi, eccetera. Mi hanno fatto, questi di questa discarica, mi hanno fatto querele, eccetera. Hanno perso sempre, ho sempre vinto io, perché le cose che ho raccontato quando facevo le Iene erano vere. E oggi i cittadini segnano un punto a loro favore, perché in pratica quella zona lì viene dichiarata protetta e quindi al momento quella discarica non si potrà fare. È chiaro che la guerra non è finita, non è vinta, però si è vinta un'importante battaglia, e se si è vinta questa importante battaglia bisogna dire grazie a questi cittadini che si sono fatti un mazzo tanto per la comunità. Io ho cercato di aiutarli, sostenerli, ma è un merito loro, io non mi prendo i meriti di altri. È chiaro? Sono persone da applauso, encomiabili, e tutti dovremmo avere la forza nel nostro piccolo di lavorare per le nostre comunità, e io sono a disposizione di tutti. Oggi mi avete scritto, c'è Nuccio Tropi da Pedara, il nostro consigliere comunale, un grande guerriero, perché da solo si batte in un comune dove ci sono altre forze politiche che hanno grande potere, e Nuccio si batte contro gli sprechi, contro gli abusi edilizi. Oggi mi ha mandato una notizia, pare che questo comune verrà penalizzato e perderà altri soldi. È un leone, e lui è un portavoce, è un consigliere comunale, ma delle volte anche i semplici cittadini, i piccoli comitati. Noi dobbiamo riprenderci quello che è nostro, lo Stato, i soldi pubblici, il diritto a vivere in un paese più civile, culturalmente più elevato, senza criminalità e con una sanità che funziona e con un ambiente che sia dignitoso. Ricordiamoci delle 5 stelle, ricordiamoci dell'acqua pubblica, ricordiamoci della connettività, dell'ambiente. Non ci possiamo dimenticare di come vogliamo trasformare l'Italia, e non la possiamo perdere questa opportunità per cazzate, per liti interne, per piccolezze, per qualcuno che vuole fare carriera, che non vuole essere oscurato da qualcun altro. Non possiamo andare avanti così. Noi dobbiamo avere la bravura, l'intelligenza, la correttezza di premiare quei cittadini. Ho citato quelli che si sono occupati di combattere l'ipotesi di quella discarica in quella zona bellissima, peraltro della Sicilia, che invece avrebbe bisogno di aiuto per lo sviluppo agrario, per altre cose. Non certo fare una discarica lì che distruggerebbe definitivamente il futuro dei ragazzi che vanno lì, che già purtroppo spesso da lì se ne devono andare. E quindi ringrazio gli amici. Ho citato Nuccio Tropi, ma posso citare Giussi Dannone, posso citare Simona Pulvirenti, posso citare Domenico Turillo, che non è neanche un nostro portavoce, ma è un altro cittadino che si batte, cerca di fare un parco, cerca di proteggere le sue aree. Questa è l'Italia che va valorizzata, e che gli ultimi decenni di politica avevano invece marginalizzato. Anzi, quasi quasi il cittadino che andava a chiedere, che andava a raccogliere firme, che andava a opporsi agli scempi, veniva visto come un gran rompicoglioni. Veniva visto come un gran rompicoglioni e veniva magari isolato dal resto della comunità cittadina. Noi dobbiamo continuare ad avere questi cittadini come nostri datori di lavoro. Noi dobbiamo rispondere a loro. Se qualcuno di voi ha bisogno di supporto, di aiuto, io sono a totale disposizione. Come vedete, vi rispondo a tutti. Qualcuno ogni tanto mi scrive e poi dopo un giorno mi scrive: ah, ma dici che rispondi a tutti, non mi hai risposto. Ragazzi, datemi un attimo di respiro, siete tanti, siete migliaia, ma io davvero 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 ho a cuore chiunque si occupi della cosa pubblica o mi segnali cose utili a migliorare la nostra vita di cittadini italiani che hanno pari diritti e pari doveri. È chiaro? Sempre. Non esistono i diritti di serie A e i diritti di serie B, non esistono i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Ci hanno abituato a questo pensando che alcune cose, per esempio il diritto alla salute o a vivere in maniera dignitosa, fossero riservati ai ricchi, o fare studiare i propri figli all'università, riservato ai ricchi. No, dobbiamo aumentare le borse di studio, dobbiamo lavorare tantissimo affinché torni a esserci una scuola che funzioni, che è un ascensore sociale e che, attenzione, dia pari opportunità a tutti, ai figli delle persone più fortunate, più agiate, e anche ai figli che nascono in famiglie più semplici, meno ricche, perché tutti devono avere le stesse possibilità. A proposito di scuola, molti di voi mi hanno scritto, sto parlando con la ministra Azzolina. È chiaro che non esiste una regola per accontentare tutti, perché chi
fa parte dei precari, dice no, bisogna assumere solo i precari e stabilizzare tutti. Chi è più giovane e magari vorrebbe fare il concorso, bisogna fare solo i concorsi e non assumere nessun precario. Qualcun altro dice no, ma chi ha fatto quel test, chi ha fatto esperienza? Ragazzi, bisogna cercare di mediare fra i diversi interessi. Io lo so che la buona scuola ha strappato il tessuto degli insegnanti, lo ha strappato, lo ha distrutto, ha mandato insegnanti in altri molto distanti da casa, in altre regioni, e si è creato una lotta fra poveri, una guerra fra poveri. Noi la dobbiamo fermare, ma vi assicuro che non è facile, assolutamente non è facile, anzi è impossibile accontentare tutti. Bisogna arrivare a una mediazione intelligente e a questo vi assicuro si sta lavorando, perché la scuola non è soltanto il posto di lavoro di qualcuno, è anche quello, è anche il futuro dei nostri figli e quindi dell'Italia. La scuola deve essere più efficiente, deve avere più soldi, gli insegnanti devono essere più motivati. Vi assicuro che si sta facendo di tutto per evitare ogni tipo di abuso e per cercare di mettere insieme le esigenze di tutti, che spesso, lo sapete benissimo, sono contrapposti, perché ci sono i diplomati che dicono no, e poi il GA è questo, eccetera. Non si possono accontentare tutti. Non voglio giustificare affatto, se ci sono errori, molti di voi mi segnalano degli errori e io vi assicuro mi faccio ambasciatore, messaggero di queste segnalazioni. Però mi sono già reso conto, ma me ne ero reso conto nel 2018, quando in campagna elettorale si parlava con operatori della scuola, e poi quando ho collaborato con l'allora viceministro Fioramonti, vi dico che sono perfettamente consapevole che non si può accontentare tutti. Bisogna cercare di mediare fra le diverse esigenze e dare una quota a questo e una quota a quello. Allora, c'è Scanzi, ma si vede che c'è gente che cammina. Sì, ogni tanto sforo le 19, va bene, anche se eravamo 3200, adesso siamo 2200, va bene lo stesso, non è un problema. Non faccio la gara con Scanzi, che è più popolare di me ed è un caro amico. Allora ragazzi, ultime due cose, poi rispondo a un po' di vostre domande. Dino, credi sia giusto ridare pieno potere al governo centrale nella sanità? Sì, Simona Cesare Scarpa, sono... penso che sia giusto, perché le regioni non si sono dimostrate all'altezza. Abbiamo fatto come avere 21 ministeri della sanità, perché abbiamo 20 regioni ma Trentino Alto Adige ce ne sono due, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, quindi abbiamo 21 ministeri della sanità e una enorme inefficienza, un enorme spreco di denaro, quindi dirigenza per 21, decisioni spezzettate per 21, abusi che avvengono, come sta avvenendo in Sicilia, che vengono finalmente fuori grazie al lavoro della magistratura e della Guardia di Finanza, che ringrazio personalmente, perché non è facile entrare lì dentro e riuscire a scoprire cosa c'è dietro alcuni appalti pubblici, cosa c'è dietro le grandi ruberie della sanità. È successo in Lombardia, è successo in Sicilia, è successo in Calabria, è stata commissariata la Calabria. Ci sono tanti problemi, quindi io credo che vada ammesso l'errore. È stato un errore della classe politica. Mi pare che ci fosse il centrosinistra quando governo D'Alema, se ben ricordo, chiedo scusa, forse non... mi pare fosse il governo D'Alema o Prodi, mi pare D'Alema, quando si modificò il titolo quinto, comunque era il centrosinistra, e poi il centrodestra quando, una volta operativa quella modifica, in particolare la sanità, governo Berlusconi, passò nelle mani delle regioni. È stato un errore, e siccome la classe politica che fa errori dovrebbe ammetterlo e dire abbiamo fatto una cazzata, aiutiamo il governo di adesso a riportare la sanità al ministero, perché così non si può andare avanti. Spreco di denaro pubblico e inefficienze. Ok? Siamo stati bannati da Scanzi perché abbiamo espresso il nostro parere sulla Raggi. Ragazzi, quando avete problemi con Scanzi, parlatene con Scanzi, non con me, che conosco bene Andrea e abbiamo un ottimo rapporto personale. Dopodiché lui non fa il politico, lui fa il giornalista, ha il suo carattere, ha le sue opinioni. Alcune volte spesso sono d'accordo con lui, altre volte no, ma l'importante è, credo che Andrea sia perlomeno una persona corretta e sincera, non è un venduto, ecco. Anche le sue opinioni, quelle più sbagliate, come quando disse che il coronavirus era una piccola cosa, le dice perché ci crede, non è uno che si fa corrompere dall'interesse personale. Questo credo di poterlo garantire perché lo conosco molto bene. Raggi e la sua candidatura. Come ho detto più volte, io credo che non dobbiamo mai diventare professionisti della politica, non possiamo diventare professionisti della politica noi del 5 Stelle. Credo soltanto che si possa, quindi il doppio mandato, la regola del due mandati secondo me è intoccabile per quel che riguarda i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali e i parlamentari europei, perché prendiamo, io sono parlamentare europeo, ma comunque anche i regionali e i nazionali prendono
uno stipendio, insomma, per il nostro lavoro, assolutamente dignitoso, intanto che una parte corposa la restituiamo, che significa che lo stipendio, come ben sapete del resto, è assolutamente degno, e quindi se facciamo più di due mandati diventiamo professionisti della politica, quello contro cui ci siamo battuti per anni, decenni, insomma, per un sacco di tempo. Allora, diverso è il discorso per i consiglieri comunali. Il primo mandato di Virginia Raggi è stato da consigliere comunale. Allora, se si vuole fare una regola per cui un mandato da consigliere comunale non vale nel computo dei mandati, ma solo da consigliere comunale, si può discutere, se ne discuterà agli stati generali. Mi fa anche piacere conoscere il vostro parere su questo, ma solo ed esclusivamente eventualmente un mandato da consigliere comunale, ok? Non altro, perché se no già derogare una regola, come dice Gian Roberto Casaleggio, è pericoloso, perché è come annullarla. Ecco, diciamo, quindi non bisogna derogare alla regola dei parlamentari europei, dei parlamentari regionali, dei consiglieri regionali. Questo va via, dopo due mandati, via. Se vogliamo dire che il primo mandato da consigliere comunale, visto che non c'è uno stipendio reale, in particolare nei comuni piccoli, è un volontariato, può essere premiato, è un altro discorso sul quale si può ragionare. Ma non pensiamo nemmeno, secondo me, di abolire la regola di due mandati per chi sta in Parlamento, per chi sta in Parlamento europeo, per chi sta nei consigli regionali, perché significherebbe diventare i professionisti della politica. Se diventiamo i professionisti della politica, secondo me, snaturiamo la nostra missione, la missione originaria del Movimento 5 Stelle. Io sono contrario, poi chiaramente ci saranno gli stati generali e si deciderà insieme, per cui Virginia, che ha fatto un mandato da consigliere comunale e un altro da sindaco, magari sarebbe un discorso diverso, ma ci dobbiamo essere molto attenti, fare, se eventualmente vogliamo ragionare su questo, dobbiamo avere dei paletti molto 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 rigorosi, se no diventiamo un partitino, e tutto voglio io fuorché diventare un partitino di professionisti della politica, e soprattutto credo che non lo vogliono i nostri attivisti. La cosa bella del movimento deve essere che in quei due mandati, in quei 10 anni massimo, 5 anni o 10, uno o due mandati, tu devi formare chi prenderà il tuo posto. Bisogna creare una classe, una nuova classe dirigente del Movimento 5 Stelle negli anni in cui si espleta il proprio mandato. Questa per me è la filosofia, in maniera che tanti più cittadini partecipino e facciano politica e abbiano una responsabilità anche, perché non è facile, non è soltanto onori fare il politico, anzi avere un mandato spesso comporta delle grandi responsabilità, dei rischi, la stampa ti incomincia a parlare contro. Io quando facevo le Iene la stampa parlava sempre bene di me. Tutti i giornali, Repubblica, pigliavo, mi chiedevano, mi chiamavano, mi corteggiavano, mi invitavano ai festival, facevano gli articoli sui miei pezzi, riempivano pagine di giornali, mi trattavano tutti benissimo. Quando mi sono candidato con il Movimento 5 Stelle mi hanno iniziato a trattare malissimo. Quindi non ci dimentichiamo che ci sono anche oneri, ma questi oneri e questi onori devono essere massimo per la durata di due mandati, in maniera che in questi due uno o massimo due mandati noi creiamo una nuova classe dirigente che potrà prendere il posto dei portavoce. Se no, un pochino torniamo, rischiamo di diventare i professionisti della politica. Io non amo la figura di professionista della politica, non tanto perché non mi fidi di chi fa parte del movimento, assolutamente no, io mi fido del 99% delle persone che ho conosciuto nel movimento, sono persone per bene e oneste, ma ho paura proprio che nella natura umana diventare professionista della politica rischia di creare una serie di comportamenti che io non amo e che purtroppo sono molto famosi e molto comuni in Italia. Quindi vi prego, ecco, se mai si discuterà di questo, io ve lo dico molto onestamente, sarò perché non si tocchi quella regola. Se vogliamo parlare invece di consiglieri comunali è un altro discorso. Allora, qualche minuto ancora, tanto siete un po' meno perché una metà è passata a seguire Scanzi, io lo so che spesso capita, ma oggi prima delle 6:15 non potevo iniziare. Grazie a Ettore Bartozzi, grazie a Sabina Mignogna che non avevo salutato, ciao Sabina. Antonio Artusiano dice giustamente il movimento è di tutti i cittadini, è così, sono perfettamente d'accordo. Vincenzo Tarantino, non ho capito, scusami perché è passata molto veloce la tua domanda, vediamo se con l'altro telefono riesco a vedere. Sì sì, ma le persone le puoi tenere, qualcuno dice se una persona però si dimostra onesta e preparata io la terrei, la puoi tenere, va benissimo, non è che deve scomparire, ma non deve più fare il parlamentare. Non deve più ricevere quel tipo di stipendio grazie al suo ruolo elettivo, perché se no vorrà un nuovo ruolo elettivo, poi sarà il terzo mandato, il quarto mandato. Questo secondo me è un rischio umano, ma poi questa è la mia opinione, ragazzi, qualcuno di voi è d'accordo, qualcuno no, ma stiamo parlando di opinioni, non è qui, non, entriamo, no,
Quando parlo di fatti, sono fatti. Quando parlo di quello che penso io, visto che me lo chiedete, mi chiedete di Virginia, mi chiedete del secondo mandato, del terzo mandato, io vi dico quello che penso, ma certamente quello che penso io mica è Vangelo, quello che penso io è la mia idea su alcuni argomenti di attualità. Vogliamo la Raggi per sempre, scrive Maria Stella Galati, e sto in Calabria e mi rendo conto che in Calabria una come Virginia Raggi sarebbe molto utile. Ciao a Letizia Caponnetto da Catania, saluto Fiorella. Maria Paola Baldas, i nuovi aspiranti avranno la vostra competenza? Questo è, così il movimento sarebbe svantaggiato rispetto ai soliti noti ignoranti e faccendieri. Cara Maria Paola Valdes, questo è il problema. Noi dobbiamo essere bravi a creare una classe dirigente che sostituirà piano piano i portavoce. Io sono al primo mandato, non so cosa succederà alla fine del mio mandato fra 4 anni, non so se vorrò ricandidarmi o meno, ancora è molto prematuro per parlarne, ma certamente mi auguro che alcuni degli attivisti o dei portavoce locali che stanno condividendo questa avventura possano in questi anni formarsi ed essere dei candidati credibili la prossima volta, quando ci saranno le regionali, quando ci saranno le nazionali, quando ci saranno le europee. Io conosco dei portavoce locali, dei consiglieri comunali che mi auguro che abbiano il coraggio un domani o un dopodomani di candidarsi. Alcuni credo proprio che farebbero molto bene, sia fra i cittadini, fra gli attivisti, che fra i portavoce ai consigli comunali. Alcuni di loro sono sicuro che sarebbero degli ottimi consiglieri regionali, degli ottimi deputati, degli ottimi senatori, degli ottimi europarlamentari. E io voglio che così funzioni il movimento, perché questa era la natura iniziale del movimento: un grande ricambio, perché si smetta di essere professionista, perché più uno è professionista della politica, più uno pensa a sé. Più uno invece sa che ha un mandato a scadenza e quindi anzi deve creare una classe dirigente migliore, più pensa al cittadino, al popolo, alla giustizia di quello che fa, all'efficienza di quello che fa, capite? Non bisogna perdere troppo tempo per pensare alla propria carriera, bisogna impiegare il proprio tempo per pensare a fare bene e ad avere vicino delle persone che capiscano quello che sta succedendo e che magari domani si possano candidare al posto tuo se hai fatto 2 mandati. Questo è. Ciao Lia Pillitteri da Palermo. Giusy Ruggirello, per alcuni pantastellati volta cabana il problema è proprio lo stipendio ridotto. Io cambierei questa regola. Ma perché, Giusy? Non dobbiamo cambiare questa regola. Secondo me restituire una parte dello stipendio è una parte centrale della nostra azione politica, perché noi stiamo raccontando, così come abbiamo raccontato tante cose, che i vitalizi erano ingiusti, non erano meritati, con la gente che si è fatta il culo per 30 anni, 40 anni e c'ha una pensione di 900 euro, 1000 euro al mese, e poi uno che è stato 2 giorni in Parlamento ce l'ha di 3000. Non era giusto. Quello è stato un grande lavoro, una grande vittoria. Allo stesso tempo, se tu dimostri che puoi addirittura restituire una parte dello stipendio e stare bene lo stesso, tu stai raccontando al popolo che è stato preso in giro finora. Quando si raccontava, no, il politico deve avere un sacco di soldi, così poi è meno corruttibile. Anche questo è falso. I politici che hanno fatto decine di mandati, che hanno avuto prebende, cose, ministro, sottosegretario, senatore, parlamentare europeo, sindaco, poi sono stati corrotti alla grande, si è scoperto che erano corrotti. Nonostante avessero ricevuto dalla politica, diciamo, al di là delle tangenti, avessero ricevuto miliardi di lire o milioni di euro, se preferite, come stipendi legittimi, poi si scopre che sono i più corrotti. Quindi non è vero che se lo paghi 30.000 euro al mese il politico è incorruttibile. Ma quando cazzo mai? Non è così. Invece è vero che un politico bravo, efficiente, ho fatto prima degli esempi di colleghi come Toninelli, eccetera, eccetera, anche se restituisce, può fare benissimo il proprio lavoro e campare assolutamente in maniera dignitosa. Se non può campare bene un parlamentare con quello che ci resta dalle restituzioni, come potrebbe campare bene un precario con 700 euro al mese o un professore di scuola con 1.300 euro al mese, scusate? Perché quello sì e io no? Perché? Non va bene, anzi, è una dimostrazione pratica di dire: io tengo talmente tanto ai cittadini che una parte dei soldi che prendo ve la ridò perché mi basta il resto. È così, funziona così, ragazzi, cioè funziona, non ci sono cavoli. Allora, e ha ragione Romano Basile, quando uno è disonesto più soldi ha più ne vuole avere. Davide Lucci, discorso infermieri. Mia moglie infermiera si augura che il privato venga trattato come il privato. Immagino che tu dica il pubblico venga trattato come il privato. Vi ho spiegato ieri quello che è previsto anche per i lavoratori del settore sanitario. Se serve scrivetemi in privato, scusate se mi ripeto. Grazie a Giuseppe Orlando. Grazie anche a Elena Vilma Marchese, Simona Romeo. Lei ha ragione su molte cose, ma se un cittadino per stata politica ha fatto bene dovrebbe continuare. Ma io non dico che non bisogna continuare a occuparsi di cosa pubblica, e il problema è lo stipendio. Però insomma vedremo, ragazzi, ripeto, questa è una mia opinione. Andrea Appella,
più dei mandati facciamo una questione di tempo, magari 10 anni, ma 10 anni significa 2 mandati, quindi la stessa cosa. Io pensate che prima che vi dico una cosa, negli anni 90 non esisteva il Movimento 5 Stelle, io andavo all'università, era il 94-95 mi pare, parlavamo con degli amici di politica, mi appassionava molto la politica, feci anche la mia tesi di laurea su questo. Siccome la gente era proprio attaccata alla poltrona, io parlando con gli amici ho detto: io farei una legge per cui nessuno può avere un ruolo politico per più di 15 anni, quindi sarebbero 3 mandati in teoria. Cioè, se tu ti vuoi candidare, dopo 15 anni che fai il politico non puoi più. Allora un mio amico mi disse: no, sarebbe anticostituzionale, perché in effetti. Io ho detto: ah, allora cambiamolo, facciamo che dopo 15 anni, al limite anche 10, puoi anche fare politica ma ricevi 0 euro. Okay. Questo per legge nazionale, ma se la legge dice 10, il Movimento 5 Stelle deve esigere 20 dai suoi portavoce, no? Perché nessuna legge ti obbliga a fare le restituzioni, le facciamo noi volontariamente, e lì vedi chi ci crede veramente e chi no. Quelli che, come diceva Lino Banfi, no? Quelli che scalpitano e poi se ne vanno dal Movimento, se lo fanno anche perché non vogliono restituire più. Pensate a quanti via dal Movimento non restituiscono più, non sono pochi. No? Allora, Rosalba Gullotta: la Cassa Integrazione in Sicilia non viene pagata perché non hanno più soldi. No, la Cassa Integrazione in Sicilia ad alcuni per fortuna è stata pagata, a molti non ancora, perché la regione è stata inadempiente. Il vincolo di mandato, che mi chiede Antonetta Lucia, non è costituzionale, quindi non si può mettere per legge. Bisognerebbe cambiare la Costituzione, ma non credo che ci sarà mai una forza parlamentare adatta. Ma si può mettere all'interno dei partiti, cioè dire: se tu non fai questo vieni espulso. Alcuni dei nostri sono stati espulsi perché non hanno rispettato le nostre regole, qualcun altro invece no. Carmelo Malacorda: possono fare tutti i mandati che vogliono, non so cosa intendessi. Sabrina Frangella: vai di più in TV. Come ho detto tante volte, vado in TV quando vengo invitato. Saluto Maria Vittoria Salvatore, saluto Elvira Rodos. Sui vaccini obbligatori mi sono già espresso. Mi sono perso la prima parte della tua diretta, grazie Lorella, poi te la guardi. Impedire i cambi di casacca, e quelli dipendono anche dalla struttura morale di ciascuno. Io penso che chi ha una struttura morale forte, se prende un impegno con gli elettori, e l'impegno è rispettare il regolamento, lo statuto e il codice etico del Movimento 5 Stelle, dovrebbe rispettarlo, a partire dalle restituzioni. Chi non fa le restituzioni, magari adducendo qualche scusa, tradisce l'impegno con gli elettori, purtroppo. In base, pagare i politici in base alle presenze, diciamo che in Parlamento europeo lo stipendio base è molto basso, però ci sono, per la presenza c'è un'altra parte di stipendio che lo fa diventare simile a quello italiano. Si parla di competenti, ma perché quelli del passato, scrive Ilaria, Italia Russi, ci hanno ridotto così perché erano competenti? Perché non erano competenti, è una bugia che fossero competenti. Come ho spiegato prima, il più incompetente di tutti è un disonesto, e ci sono stati tanti disonesti che sono stati anche premiati. Su Palamara cosa pensi? Mi dice giustamente Gianni Abruzzese. Chiudiamo la diretta di oggi parlando di Palamara, caso Palamara. Allora, caso Palamara, penso che sia assolutamente vergognoso tutto quello che è successo. Lo pensavo quando c'era Luca Lotti che veniva scoperto fare delle cene, parlare un parlamentare insieme a Cosimo Ferri, altro parlamentare che parla con dei magistrati parlando di nomine, di piazzare quello lì, quell'altro là. Uno scandalo assoluto. Ma anche le cose che vengono fuori. Alcuni rapporti particolari fra alcuni giornali e le toghe, fra i magistrati e alcuni politici, anche dire che odio quel politico, quell'altro, non devono essere comportamenti della magistratura. Credo che, diciamo, le correnti già fanno malissimo alle forze politiche, ai vecchi partiti, in alcuni casi le hanno distrutte le correnti. Pensate alla fine che ha fatto Fini. Non devono diventare l'abitudine del Movimento 5 Stelle. Io sono molto preoccupato quando vedo dei comportamenti che mi ricordano certe dinamiche brutte, e non bisogna neanche voltarsi dall'altra parte rispetto a questi comportamenti di qualcuno che si vuole prendere una parte di altri parlamentari per poi fare una sorta di azione. Queste cose qui nel Movimento a me non piacciono, questi rischi mi sembrano grossi rischi. Non dobbiamo diventare simili a quei partiti che abbiamo deciso di combattere. Quindi già non mi piace il correntismo in politica, ma figuratevi in magistratura.
ma il magistrato deve amministrare la giustizia e farlo in nome del popolo, seguendo i codici, seguendo la legge. Non può certo mettersi a brigare, nominiamo quello, chiamo quello, faccio la cena con quello. Ma ragazzi, è una storia che non va bene, che non fa onore all'Italia e che non può essere accettata in nessun modo. Così come sarebbe scandaloso che alcuni magistrati inquisissero un politico o uno dei nostri per ragioni in qualche modo di attacco politico concertato, non va bene, fa schifo che lo facciano nei confronti di chiunque, perché la magistratura deve amministrare la giustizia, perché il potere giudiziario è autonomo e lo deve fare secondo la legge e secondo coscienza, non certo per favorire un amico o un altro, per attaccare un partito o un altro, per favorire un partito o un altro, per avere le nomine là, là ci metto quello che è più morbido. Tutte queste cose qui, ragazzi, mettono in discussione la democrazia e quindi non possono essere accettate. Questo penso su Palamara. Grazie a Mina Massa. Saluto Vincenzo Carratta che scrive: ma ti pettini sempre con i petardi? E beh, avete ragione ragazzi, devo tagliarmi i capelli, darmi un po' una sistemata, purtroppo questo Covid mi ha portato ad avere un look un po' trasandato. Vi prometto che non appena potrò tornare a tagliarmi i capelli lo farò, credo la prossima settimana, ancora una settimana così e poi li taglio. Allora, vi abbraccio, vi saluto, so che stasera da Giletti si parlerà nuovamente di giustizia, io non lo guarderò, non sono stato invitato, anche se si parla di giustizia, di buona fede, sono stato invitato una sola volta, poi forse ho detto delle cose scomode per quel programma e quindi non mi hanno invitato più. Sapete come la penso su questo e sapete cosa penso tanto di Di Matteo, un valoroso magistrato al servizio dei cittadini, quanto di Bonafede, un valoroso politico ministro al servizio dei cittadini. Vi abbraccio, vi do appuntamento a domani. Domani sarò all'Aria che tira, domani mattina dalle 12 all'1 sarò all'Aria che tira. A proposito di televisione, non mi hanno invitato da Giletti, ma mi hanno invitato e il gruppo comunicazione del Movimento mi ha concesso di andare all'Aria che tira domani mattina a mezzogiorno, poi faccio il lancio più tardi. Teniamo duro ragazzi, non possiamo mollare oggi più che mai. A domani.